Cari bambini, nell'altro video abbiamo visto la storia della Terra. La storia della Terra viene divisa in cinque grandi ere, che sono dette ere geologiche. Le cinque ere geologiche sono: era archeozoica, detta anche arcaica o precambriana, ed è la prima. La seconda è l'era paleozoica, detta anche era primaria. La terza era, che è l'era di mezzo, è detta era mesozoica o secondaria. La quarta era è l'era cenozoica o terziaria. La quinta e l'ultima era è detta era neozoica o quaternaria. La prima era. La prima era, chiamata archeozoica, arcaica o precambriana, ci ha raccontato quello che è successo alla Terra da quando si è formata, 4 miliardi e mezzo di anni fa, fino a 600 milioni di anni fa, quando si svilupparono negli oceani gli organismi pluricellulari. Seconda era. Con la comparsa degli organismi pluricellulari si entra nell'era paleozoica o primaria, che inizia 600 milioni di anni fa e finisce 250 milioni di anni fa, quando sulla Terra fanno la loro comparsa i dinosauri. L'era paleozoica si divide in sei periodi, che sono cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonifero, permiano. Per memorizzare bene questi sei periodi, vi ho messo a lato delle immagini. Queste immagini si chiamano immagini a gancio perché ci aiutano con i loro suoni a ricordarle, a memorizzarle. Allora, per memorizzare bene il primo periodo, che si chiama cambriano, dovete pensare al cambio delle marce della macchina del vostro papà. Al periodo ordoviciano dovete pensare ad un orto. Al periodo siluriano vi fa venire in mente che cosa? Un siluro. Il periodo devoniano vi fa pensare a una persona devota. Infatti la vedete lì inginocchiata in atto di preghiera. Il periodo carbonifero vi fa venire in mente il carbone. Magari proprio il carbone che vi ha portato la Befana. Il periodo permiano vi ricorda l'impermeabile. Se voi memorizzerete bene i disegni che ci sono a fianco, vedrete che non avrete difficoltà ad imparare questi sei periodi. Nel frattempo voi osservate i disegni e ripetiamo queste parole difficili. Primo periodo cambriano. Secondo periodo ordoviciano. Terzo periodo siluriano, quarto periodo devoniano, quinto periodo carbonifero, sesto periodo permiano. Durante l'era paleozoica, nel mare la vita progredì e apparvero gli invertebrati, animali senza lo scheletro, quali le meduse, le spugne, le stelle marine, i ricci, i coralli, i vermi, le trilobiti e le ammoniti. Dopo un lunghissimo periodo, fecero la loro comparsa i primi vertebrati, cioè animali con lo scheletro. Nei mari apparvero i pesci. Questi pesci però avevano gusci duri, spine e pinne. Erano anche di dimensioni molto grandi, fino a 9 metri di lunghezza, e avevano bocche grandi e dentate. Tutto ciò avveniva 500 milioni di anni fa. Con il tempo i pesci si trasformarono. Le loro pinne diventarono zampe e si adattarono a vivere sulla terraferma, ritornando nell'acqua solo per deporre le uova.
Fu così che alcuni pesci abbandonarono il mare e impararono a respirare anche nell'aria. Erano gli anfibi. Ciò succedeva 400 milioni di anni fa. Gli anfibi erano creature in grado di vivere sia in acqua che sulla terraferma e dovevano ritornare in acqua per deporre le uova perché queste erano rivestite da una membrana morbida. All'incirca nella stessa epoca, sulla terraferma si svilupparono i vegetali. Le piante invasero le terre emerse, formando vastissime foreste di felci, di equiseti e di alberi alti anche 10 metri. Mentre la presenza delle piante arricchiva notevolmente l'atmosfera d'ossigeno, sulla terraferma facevano la loro comparsa i primi insetti giganti, come le libellule, i ragni, i millepiedi e gli scorpioni. Attraverso mutamenti lentissimi, gli anfibi si trasformarono nei primi rettili, animali a sangue freddo, ricoperti di squame, che deponevano le loro uova protette da un guscio rigido sulla terraferma, cioè fuori dall'acqua. Ciò succedeva 300 milioni di anni fa. I rettili si diversificarono notevolmente e divennero molto numerosi. Alcuni di essi si adattarono a vivere nell'acqua, altri si specializzarono nel volo, altri ancora divennero grandissimi. Erano i dinosauri. Con la comparsa dei dinosauri però si entra in un'altra era, chiamata era mesozoica o era secondaria. Terza era. La terza era è l'era dei dinosauri. I dinosauri popolarono la Terra nell'era mesozoica o secondaria, cioè da 250 milioni di anni fa, quando fecero la loro comparsa, a 65 milioni di anni fa, quando misteriosamente ed improvvisamente si estinsero. L'era mesozoica comprende tre periodi chiamati Triassico, Giurassico e Cretaceo. Alla fine dell'era mesozoica o secondaria, e precisamente 65 milioni di anni fa, i dinosauri si estinsero all'improvviso per cause sconosciute. Alcuni scienziati sostengono che la causa sia da attribuire ad un rapido cambiamento del clima, altri alla caduta di un gigantesco meteorite sulla Terra che causò maremoti e terremoti. Secondo altri scienziati, il Sole sarebbe stato coperto da vapori causati da eruzioni vulcaniche, che avrebbero avvolto la superficie terrestre e reso l'aria irrespirabile. Bene, cari bambini, siamo arrivati alla seconda stazione di controllo dell'apprendimento. Cercate di rispondere a queste domande. Numero 1. Come si chiama la prima era? Quando inizia e quando finisce? Numero 2. Cosa avviene durante la prima era? Numero 3. Come si chiama la seconda era? Quando inizia e quando finisce? Numero 4. In quanti e quali periodi si suddivide l'era paleozoica? Numero 5. Quali animali compaiono durante l'era paleozoica? Numero 6. Quanti milioni di anni fa comparirono i pesci e gli anfibi e i rettili? Quando comparvero le piante e quali piante comparvero? Numero 8. Quando comparvero gli insetti? Com'erano i primi insetti comparsi sulla Terra? Numero 9. Da quali animali discendono i dinosauri? Numero 10.
Con la comparsa dei dinosauri, quale era inizia? Numero 11. Come si chiama la terza era? Quando inizia e quando finisce? In quali periodi si suddivide?